Scipione, Di Cesare, Perrotta, Costa, Scavone, Schiavone, Bianco, Terrani, Simeri, Antenucci. Dirige l'incontro il signor Enrico Maggio della sezione di Lodi. Oh!
perfetto, prende la rincorsa. Si aspetta solo il fischio dell'arbitro. Eccolo. E c'è la rete! Arriva l'1-0 di Mirko Antenucci. Al 17° minuto del primo tempo, il Bari trova la rete dell'1-0. Grazie al gol di Mirko Antenucci. Simone! Simone!
passaggio. Pallone adesso a Rieti, che cerca di impostare. Cambio di sponda per i Rieti, è il tiro. Esordio in biancorosso per Mattia Maita, ufficializzato ieri dal Bari, acquisito a titolo definitivo dal Catanzaro, centrocampista dalle buone doti di contenimento. Vedremo un po' se riuscirà a mettere ordine al centrocampo biancorosso. Dentro anche Dursi per il Bari, autore di un bellissimo gol al 94esimo a Viterbo la scorsa partita, che ha salvato, diciamo, il Bari dalla sconfitta e che quindi ha portato il risultato sull'1-1. Respinge la prima volta, ma si è trovato un altro giocatore del Rieti in area che l'ha messa dentro. Risultato adesso sul 2-1 per il Bari, ma che ovviamente non deve far pareggiare gli avversari. Intanto la Regina perde contro il Biceglie, quindi un'occasione da non perdere oggi, che porterebbe il Bari a meno 6 della Regina se i risultati rimarranno questi. Può partire il Bari in contropiede, 2-1, Simeri. Antenucci, che era fuori dall'azione. Oggi siamo sotto una pioggia incessante e il problema delle coperture è un problema serio qui allo stadio. Antenucci, dentro Samuele Meglia.
poi esce Schiavone ed entra Folorunso. Il pari subisce il numero 23. Commessi, soprattutto se si sta guardando in avanti, se si vuole scavalcare la regina, se si vuole conquistare la promozione in Serie B. C'è ancora un po' da lavorare. Di rigore alla regina al 90esimo, risultato parziale di 1-1 a Biceglie, quindi regina che vincerebbe la partita in caso di gol. Gol! E arriva il 4-2 del Bari e la rete la trova Samuele Aneglia. Passa in vantaggio a Biceglie, quindi le distanze rimangono quelle. Regina a 9 punti di distanza dal Bari. Finisce qui, io vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento, di condividere il video e magari anche di iscrivervi al canale. Prossimo appuntamento mercoledì
22 gennaio in occasione di Bari Sicula Leonzio, recupero della prima giornata del girone di ritorno. Alla prossima.